Anche al liceo scientifico Cacciopoli di Napoli si è svolto l'incontro con l'associazione Libera contro tutte le mafie. All'incontro è intervenuto Antonio D'Amore, referente provinciale di Libera Napoli, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Antonio D'Amore, referente provinciale di Libera Napoli, l'impegno dell'associazione in vista della giornata nazionale contro tutte le mafie del 16 marzo a Firenze, e come sono andati gli incontri nelle scuole? Bene, il 16 marzo prossimo a Firenze è il 18° appuntamento che Libera organizza a livello nazionale come giornata dell'impegno e della memoria per le vittime innocenti della criminalità. Quest'anno il tema è fiori di speranza, fiori di corresponsabilità, semi di giustizia. Ed è un tema che veramente ha coinvolto in termini di formazione molte delle scuole che porteranno veramente questi lavori all'interno di questa giornata, che diventa particolare perché sono 20 anni dalla strage di via Georgofoli, quindi ci sarà uno spazio anche per i familiari veramente di questa strage in cui si cominciano a gettare le basi dei rapporti tra mafia e Stato. È una giornata preparata attraverso i 100 passi per arrivarci, vede il coinvolgimento di tutte le realtà di Libera a livello nazionale, vede la partecipazione di magistrati, probabilmente di studiosi su questi temi, perché oltre alla mattinata in cui c'è probabilmente la manifestazione che parte, diciamo, da Fortezza d'Abbasso e arriva allo stadio di Firenze, c'è poi, la chiacchierata con Luigi Ciotti, c'è questa testimonianza dei familiari della strage di via Georgofoli, c'è un concerto di Fiorella Mannoia e poi nel pomeriggio ci sono 16 laboratori, diciamo, di approfondimento sui temi che probabilmente Libera porta avanti. Gli incontri con le scuole sono andati benissimo dal nostro punto di vista. Abbiamo trovato un gruppo di studenti vogliosi veramente di accogliere i temi dell'antimafia e di trasformare la testimonianza in impegno, insomma, diciamo, su questa cosa c'è fermento del fare e del fare bene e del fare meglio. Su questa cosa penso che probabilmente avremo ancora molto da lavorare, perché poi all'incontro possono succedere dei progetti che permettono ai ragazzi di misurarsi nella concretezza delle possibilità di cambiare questa realtà e di fare in modo che questo territorio, questa nostra nazione, sia liberata definitivamente dalle mafie e dalla corruzione. Quanto sono importanti i luoghi di formazione e quanto è importante tenere le scuole aperte di pomeriggio? Beh, secondo la mia opinione è molto importante avere le scuole aperte di pomeriggio per quanto riguarda la creazione di corsi che possono essere informare e sensibilizzare gli alunni comunque di qualsiasi scuola dal punto di vista di queste informazioni, di queste problematiche che sono come la camorra o la mafia, che per tanto tempo hanno influenzato negativamente la politica e il sociale, della nostra città. Che le scuole si impegnino da questo punto di vista è fondamentale, perché il cambiamento può avvenire solo se ci si partecipa in molti, e questi molti devono per forza essere i giovani, perché la forza che hanno i giovani è sicuramente una forza diversa rispetto a quella che può avere un padre di famiglia o che può avere una persona adulta magari già stanca e con problematiche già diverse da dover affrontare all'interno della propria vita. Quindi noi che siamo il futuro dobbiamo entrare in una mentalità diversa, di non buttare un fazzoletto a terra magari, che può essere un impegno civile già utile per quanto minimo, ma che se lo facciamo tutti diventa poi un segnale molto diverso di cui i giovani si possono fare portatori. Silvia, l'impegno del Cacciopoli nella lotta alle mafie. Allora, noi come Cacciopoli già l'anno scorso abbiamo fatto un'assemblea con Libera, e quest'anno, dato che i ragazzi comunque sono rimasti colpiti dagli argomenti trattati, quest'anno proprio oggi abbiamo richiamato Libera qui e ci stiamo impegnando soprattutto per quanto riguarda il mese di marzo, e ci siamo anche messi d'accordo con la professoressa Milella, la professoressa di guida, per cercare di invitare il fratello di Giancarlo Siani qui a
scuola, anche perché la nostra biblioteca, il nostro auditorium è intitolato appunto Giancarlo Siani, e quindi volevamo cercare di invitare il fratello di Giancarlo Siani qui a scuola per fare insomma questo evento, in modo da sensibilizzare tutti i ragazzi rispetto al tema della camorra, insomma, qui soprattutto sul territorio nostro a Napoli. Gianluca, invece, com'è andata l'assemblea? L'assemblea è andata molto bene, è venuto il responsabile provinciale di Libera, Antonio D'Amore, e per incominciare ci ha fatto vedere un video su quella che era, diciamo, la mafia, su dove la mafia trae i suoi profitti, i suoi guadagni. E dopo questo video, diciamo, si è aperto un dibattito con le domande fatte dai ragazzi su, diciamo, sull'impegno, cioè su quello che era l'impegno di Libera, su quella che era la manifestazione che ci sarà il 16 marzo a Firenze, su cosa c'è alla base della lotta alle mafie, sui rapporti che sui presunti rapporti che ci sono tra Stato e mafia, poi anche sull'importanza dei luoghi di formazione, cioè le scuole e le università, per appunto dare un segnale di contrasto appunto a queste organizzazioni malavitose. C'è stato un dibattito molto interessante, Antonio è stato a nostra completa disposizione, per questo infatti l'abbiamo anche ringraziato.